Al Politeama si torna a ridere con l'Isola dei Fanesi. Davide, di che cosa si tratta? Il soggetto è un po' delicato di questi tempi, perché si parla di un naufragio, ma quando abbiamo iniziato non pensavamo certo a quello che sarebbe successo poi. Comunque la storia è la storia di una coppia, come tante, di Fano, che decide di regalarsi una crociera ai Caraibi, ma malauguratamente questa crociera fa naufragio e poi si scoprirà che proprio naufragio non è. Fanno naufragio in un'isola che apparentemente appare deserta, ma scopriranno, separati l'uno dall'altro, alla ricerca l'uno dell'altro, che è abitata da strani personaggi che sono accomunati tutti da un'unica costante, che è il dialetto fanese. Ecco, e tra i vari protagonisti, tanti volti noti. Tantissimi volti noti del teatro fanese, delle colonne portanti, diciamo. E alcuni ne abbiamo qui, e sono Florindo Piccini e Giorgio Falcioni. Massimo, lei quale personaggio deve impersonare? Io sono Macio, nella commedia e nella vita, e sono insieme a mia moglie due dei protagonisti di questo lavoro. È stata una bella esperienza, sono sincero. Ecco, Florindo, lei invece è in prestito? Io prima di tutto saluto i miei cari amici, la mia famiglia, perché è da 40 anni che sono con loro, ma nel frattempo che loro preparano il copione io mi sono già offerto a un'altra compagnia, che sono veramente meravigliosi anche loro. Vado. E io, come dire, Massimo, lei quale personaggio deve impersonare? È nei che menita veda. Che lì per lì non si capisce cosa. Giorgio, pronto a tornare sul palco? Beh sì, dopo di 2 o 3 anni fermi, sì, diciamo che mi mancava, anche perché sennò a casa mi tocca recitare davanti al specchio del bagno e mia moglie dopo. Si lamenta un po'. Ci sono diverse persone che hanno collaborato allo spettacolo. Sì, tantissime, tutte di Fano ovviamente. Tra queste noi vogliamo ringraziare l'amichevole partecipazione della Borghetti Bugaron Band, che ha curato le musiche. Vogliamo ringraziare in modo speciale il regista Henry Secchiaroli per il contributo video che ci ha fornito e l'assistenza, il supporto per questa parte dello spettacolo, che inizia appunto con delle riprese video. Quando andrete in scena? La commedia andrà in scena al Politeama il 13 e il 14 di marzo alle 21:15. Invece la prevendita dei biglietti inizierà sempre al botteghino del Politeama mercoledì 8 marzo dalle 9 a mezzogiorno e dalle 17 alle 19:30. Poi gli altri giorni invece non me li ricordo, ma ci sono sui social, nella locandina. Vi aspettiamo tutti, perché è tutto da vedere, tutto da capire, ma soprattutto da ridere.